dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. Ultima giornata del Festival dei Matti, edizione 2013. Siamo con Camilla Saibezzi a tirare un po' le file, insomma, di queste tre giornate che in realtà poi culmineranno questo pomeriggio con due spettacoli teatrali. E con te un po' a capire anche come mai il Comune di Venezia quest'anno ha partecipato in modo così forte e in questo modo così importante a questo festival. Perché nelle linee di questa amministrazione, che ha appena rafforzato con la delega che mi è stata data poco meno di due mesi fa ai diritti civili, politiche contro le discriminazioni e cultura LGBTQ, di rafforzare il tema dei diritti, cioè di rafforzare il tema dei diritti di piena cittadinanza di tutti gli individui e quindi, come dire, lavorare sulla decostruzione degli stereotipi, capire che la diversità è tale solo fin tanto che non la si conosce, in termini di paura e di spavento, e che poi invece va considerata come un valore aggiunto. E quindi si lavorerà anche con l'EIUC dell'IDO, il centro interuniversitario che raduna più di 46 università europee, si lavorerà col Consiglio d'Europa, ma soprattutto si lavoreranno con tutte le realtà territoriali che lavorano nella lotta contro le discriminazioni, non in modo ideologico, ma proprio così, in modo capillare, attraverso dei processi culturali, quindi non le politiche sanitarie, ma le politiche culturali, per comprendere che la diversità, appunto, è qualcosa da conoscere, non da evitare. Il dibattito di oggi era diritti in esilio, magari ce lo introduci per chi non ha potuto appunto essere presente e poi cosa, insomma, da cosa ne siamo usciti, insomma, da questi diritti in esilio. Certo. Allora, il tema di oggi era focalizzato diritti in esilio, si è parlato soprattutto delle famiglie omogenitoriali, ossia le famiglie arcobaleno, quelle famiglie in cui i genitori sono dello stesso sesso e hanno avuto dei figli attraverso la fecondazione medicalmente assistita, oppure anche avuti da precedenti matrimoni eterosessuali e poi cresciuti in famiglie omogenitoriali. E si è parlato anche della legge contro l'omofobia, temi attualissimi perché nel nostro paese non c'è alcuna norma di tutela delle persone a prescindere dal loro orientamento sessuale. Diritti in esilio perché? Perché la popolazione delle famiglie arcobaleno è costretta a viaggiare attraverso l'Europa in cerca di delle garanzie giuridiche, delle norme giuridiche nei paesi in cui si riconoscono i legami affettivi dei figli con i loro genitori oppure tra, come dire, coppie, no? Allora, questo cammino errabondo attraverso il paese, per cui c'è chi va in Francia per sposarsi, c'è chi va in Bruxelles proprio perché la fecondazione medicalmente assistita è riconosciuta a pieno titolo anche alle coppie omosessuali e così via. Di questo si è parlato di oggi. Perché la legge contro l'omofobia? Perché serve un primo passo, almeno un primo passo, al nostro paese per arrivare con grandissimo ritardo, ma a togliere le stigmatizzazioni, lo stigma dall'amore omosessuale. Is it?